Ciao. Oggi dopo un anno e mezzo andiamo a pulire il CR e andiamo a dare una bella lavata, una bella rinfrescata. Visto che finché non faccio il video preview della moto, non ho più video da portarvi. Per lo più siamo anche in zona rossa, grazie Zaia che ci ha buttato in zona rossa con un RT di 1,40. Neanche mai. Sono tornato presto a lavorare per fare un bel video insieme al Cerrino. Settimana scorsa è uscito un altro, quindi se non avete visto, link in descrizione. In tutto ciò sono in maniche corte, fa un caldo boia. Test cavalletto forever, affanculo. Spacca i freni, sega. Come sempre, bisogna tribolare. Porca di quella tana. C'è il CR Forever Moto 2021K. Adesso qua nasce un palo in tel culo che più che un paio mi pare una lima. Io vi voglio bene, però devo spostarvi. Oh là. Sì, va bene, non è il suo sto cavalletto qua, ma accontentiamoci. Sarei infatti a risicola. Sì, come vedete la situazione terra non manca. Andiamo a prendere tutto il necessario. Ah, qua ce l'abbiamo. Dov'è sta roba? Apriamo qui. Non ho somme macchina. Tiriamo l'acqua di qua. Buono. Questa è mia. Questa è de mia pa. Eh sì. A pula mamd. Ma scusa, è il detersivo per lavare a moto? Ah, per carità. A una beaccia vada, Dio. Buon salve. Vabbè, voi non fate come sto facendo io. Usiamo detersivo per le mani per lavare la moto. Questo per lavare la catena. Open the water. 1, 2, 3. 1, 2. Questo intanto non serve a un... niente. Corporazione, acqua, sapone a occio. Ah, che bello. Mi dà soddisfazione. È più schiuma che altro. No, no, ben. Sono un minchione. Chiudere questo e coprire quello. Questo andrà più che bene. Tac. Intelcuo. Così evitiamo di buttarci dentro acqua. Appuna mamma. Questa è una bella borsa della spesa. Ovviamente sbregata. Evitiamo di bruciare l'impianto elettrico della moto. Che non stia tanto somare. Sì, sono un pochino un ascaro. Così. Perfetto. Ora vi metto là perché sennò muoio col casco. Tanto avrete la mia visuale POV davanti. Dopo aver risciacquato un pochino la moto, così evitiamo di strisciare tutte le grafiche con la polvere sopra a essa, ci prepariamo con spugna, tanta voglia di fare e sapone a nastro. Cominciamo a lavare. Dopo aver lavata più o meno decentemente, prendiamo off the canna di water, apriamo e risciacchiamo. Bene, ora possiamo togliere questa. Vediamo se ha fatto qualcosa. È perfettamente asciutto e l'effetti umido, però forse così. Come lavo io la catena? Molto semplicemente. Questa la appoggio esattamente qui. In verità, se volete fare un lavoro decente, prendete Chantecler, lo spruzzate per bene tutto quanto attorno alla catena e poi cominciate a grattare come se non ci fosse un domani. In questo caso non faccio un ca perché pula mamt e a sort non c'ho lo sgrassatore Chantecler, quindi non faccio un ca. Bene, questa qua è un pochino offesa. Togliamo via questo. Check sound. È il culo muoio. È senza benzina ed è anche ingolfata. Guarda che fumo che si devo fare. Sì, c'è un pochino il minimo alto. Potrebbe essere anche senza benzina. Dopo aver fatto questo, dopo aver infumegato tutta casa e soprattutto il vicinato, qua una bella risciacquata. Questo non l'ho neanche usato. Pula mamma. Ora sperando che non passa nessuno, buttiamo l'acqua.
Sì, tutto ingrumato. Questo video sarà come non lavare una moto. In questo momento mi sarei messo ad asciugarla, ma visto che ho altre cose da fare in questo momento, lascio qui all'ombra. Non lasciatela asciugare al sole, perché sennò dopo avrete tutto quanto la moto piena di aloni. Intanto io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Vi ricordo di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale per vedere il prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.